Ciao da dottor Palmas, in questo video faccio un po' di chiarezza su quello che è il mondo dei provvisori e quindi dei denti che simulano, o meglio, i denti artificiali che simulano i denti naturali nella fase subito dopo la chirurgia. Il paziente parte, non partono tutti dalla stessa condizione, ok? Ci sono pazienti che hanno un ottimo osso e pazienti che hanno un osso meno adatto a caricare subito dei denti fissi. I provvisori che abbiamo si suddividono in due categorie di provvisori. Abbiamo da questo lato i provvisori mobili e da questo lato abbiamo i provvisori fissi. Per provvisori mobili intendiamo la classica dentiera. La dentiera è la classica dentiera della nonna, per intenderci, che ha una arcata a ferro di cavallo nella parte inferiore e invece un'arcata piena in quella superiore. Qua è presente anche la simulazione del palato, che è la parte che più dà fastidio al paziente, poi chiaramente qua ci sono i denti, anche in questa inferiore qua abbiamo i denti che simulano la dentatura e danno tutte un appoggio mucoso, ovvero poggiano sulla gengiva. Si fa la chirurgia, si mettono i punti, si mette questa dentiera. La dentiera mobile, poggiando sulla gengiva appena operata, le prime 2 settimane in genere il paziente non riesce a mantenerla e dopo altre 2 settimane, a 30 giorni, abbiamo che il paziente, le gengive iniziano a ritirarsi, ad asciugarsi, si sgonfiano dell'edema che prima era presente e iniziano a muoversi parecchio. Dopo 30 giorni queste dentiere mobili è necessario farle ribasare. Nel nostro caso potete andare da un qualsiasi dentista e farla ribasare da un qualsiasi dentista in Italia, che la farà ribasare chiaramente all'odonto tecnico. Molti dei nostri pazienti ci hanno detto che sono addirittura andati da odontotecnici a farla ribasare. Con 50-100 euro ve la cavate. Perché si mette la dentiera? La dentiera si mette in quei casi in cui il paziente non si possono caricare subito gli impianti, o perché gli impianti non è stato possibile metterli perché è stato prima ricostruito l'osso e solo in una seconda fase si possono mettere gli impianti, oppure sono stati messi gli impianti ma l'osso attorno all'impianto è troppo morbido, se andiamo a caricare l'osso attorno all'impianto viene rotto e l'impianto viene dislocato. Allora questi sono casi in genere molto complicati, complessi, in cui preferiamo fare qualche mese con il paziente senza andare a caricare gli impianti. Successivamente il paziente può venire in clinica e mettere dei denti provvisori fissi. I denti provvisori fissi ne abbiamo di 3 tipologie, ok? Questi vengono avvitati sugli impianti. Non andiamo a avvitarli su tutti gli impianti, li andiamo a avvitare sugli impianti che reggono. Delle volte ci possono essere pazienti che mi hanno detto: abbiamo messo molti impianti, però i denti me li avete caricati su questi 3. Ma non è che per caso non mi avete messo questi impianti? No, gli impianti ci sono, solo che l'osso attorno a questi impianti è morbido, non andiamo a caricare anche questi impianti con i provvisori, ok? I provvisori sono in genere 12 denti, ma è possibile delle volte abbiamo caricato provvisori anche solo di 6 denti. Perché? Perché se noi andassimo a fare tutti questi provvisori così lunghi senza avere la connessione all'impianto, qua si vanno a rompere i provvisori. Questo è fondamentale spiegarlo, perché capita ogni tanto qualche paziente che conta i denti in bocca e dice: ma io nel preventivo ho 12 denti, ce ne ho 6 ore in bocca. Sì, il motivo è che non tutti gli impianti si sono potuti caricare. Noi questo lo sappiamo solo dopo la chirurgia. Il preventivo per forza di cose lo dobbiamo fare prima e quindi noi partiamo sempre con quel tipo di denominazione. Denti provvisori, 12 denti, per dire che noi mettiamo massimo 12 denti. I provvisori poi abbiamo di 3 tipologie, sono quelli in resina, in PMMA e PMMA rinforzato. Quello che cambia tra queste tipologie di provvisori, che intanto sono tutti fissi, vediamo cosa li accomuna: il paziente finisce la chirurgia e già ha dei denti che non si mettono e si tolgono, bisogna svitarli. Quello che cambia è il materiale di cui sono fatti. Questa è una resina
con all'interno questa resina vengono affogati, diciamo, i denti, anche questi in resina. Sono due materiali diversi uniti tra di loro. In genere qua questi materiali, quando sottoposti a carico masticatorio, si possono rompere, e vi assicuro che sono tanti i pazienti che appena montiamo i denti sentono di avere i denti fissi in bocca e iniziano a mangiare di tutto. No, vietato. Il paziente con i provvisori deve mangiare cibi liquidi, liquidi e morbidi, come se avesse la dentiera, come se non avesse i denti. I denti provvisori fissi servono solamente a far guarire i tessuti e a far sorridere il paziente in mezzo alle persone per quei mesi di intermezzo tra l'inizio e la fine delle terapie, quando poi avrà i denti definitivi. Quello che noi diciamo sempre al paziente: non dovete mangiare cibi con i denti provvisori avvitati, dovete bere cibi e mangiare pure pasta morbida, cosa molto morbida. Se il paziente arriva in clinica con i denti provvisori rotti, non è che abbiamo usato noi materiali scadenti, è che il paziente si è messo a mangiare con i provvisori cibi mediamente duri. Io capisco che il paziente ha voglia di mangiare, sono anni che non c'ha i denti, però bisogna aspettare dei mesi i denti definitivi per poter mangiare. È una riabilitazione, sono una simulazione questi della natura, sono materiali imperfetti. Quando si vanno a sorpassare i limiti di flessione dei materiali, questi si rompono. Questo perché il cervello non ha un feedback di quanto forte sta masticando il cibo il paziente, di quanto forte sta strappando, perché gli impianti non sono innervati. I materiali di plastica, PMMA, che poi il PVC, il PMMA è un polimetilmetacrilato, è un PVC, non è innervato, lui mangia, il cervello non ha un feedback di quanto forte sta stringendo i denti, si passa il limite di flessione e il materiale rompe. Poi esistono dei materiali monoblocco, questi vengono fresati, c'è una fresa che va tutta attorno a fresare questo materiale e saltano fuori quelli che sono i blocchetti di PMMA. Questo è un blocco in PMMA, vedete che il materiale è un unico blocco fresato, poi fuori possiamo anche disegnare la gengiva, e poi abbiamo una dentiera in resina rimovibile, per esempio. Vedete, qua abbiamo due componenti, denti e flangia in resina. Quelli avvitati sono uguali a questi, solo hanno dei fori per avvitarli sugli impianti. Qua i denti si possono staccare dalla resina, qua i denti è molto più difficile che si staccano perché sono un'unica cosa con questo blocco. Poi esiste un tipo di provvisorio rinforzato PMMA, perché l'unica parte debole di questo provvisorio è la rottura, ovvero si possono rompere se io li vado a flettere. Quando le distanze tra un impianto e l'altro delle volte sono eccessive, oppure come in questo caso abbiamo potuto caricare 1, 2, 3 impianti, qua non si può caricare perché questo impianto era morbido nell'osso, allora conviene qua fare una barra metallica che unisce questi 3 impianti, che viene poi immersa all'interno di questo materiale. Questi sono i denti provvisori fissi rinforzati, sono in genere dei denti che montiamo sul paziente che ha fatto impianti zigomatici e che deve mantenere i denti provvisori in bocca dai 6 ai 12 mesi. Poi questi verranno buttati, questi denti provvisori, e si andrà a mettere in bocca dei denti definitivi. Vi faccio vedere adesso delle foto di denti provvisori rotti. Queste sono delle foto di provvisori rotti. Noi abbiamo stampato tutte quelle che sono le problematiche che i pazienti hanno avuto questi anni sui provvisori, e ve li abbiamo messe in sala d'attesa proprio per farvi capire. Vedete qua dei denti provvisori in resina strappati, troncati di netto, così il paziente capisce che durante questo periodo non si può mangiare. Qua addirittura ha strappato un dente in resina al paziente, si è messo a strappare, vedete qua come l'ha tranciato di netto. Ne ho anche altre foto come questa, dove il paziente, vedete qua pure, ha stranciato il dente di netto. Andiamo ancora avanti, anche qui ha tranciato il dente di netto. Sicuramente il paziente non si è attenuto alle regole che noi gli abbiamo detto e si è messo a mangiare subito dei cibi duri, spaccando il provvisorio. Guardate qua come si è spaccato questo provvisorio. Oppure andate a questa, addirittura un PMMA è venuto fuori dalla bocca, il PMMA spaccato completamente. I denti provvisori avvitati dopo un tot di mesi sviluppano uno spazio, normale che si sviluppi questo spazio perché i tessuti tendono a riassorbirsi, e la normale guarigione dei tessuti.
Ok, questo vedete come il paziente ha spaccato il provvisorio strappandolo. Sono dei denti in plastica, in resina, in PMMA, PVC, sono fissi. Essendo fissi, se io strappo, quelli non si muovono, restano fissi fino ad arrivare al punto di rottura. Il compromesso a non avere i denti mobili, la dentiera che dà fastidio, che va ripassata, sono i denti provvisori. Non sempre si possono mettere, il paziente ci chiede sempre di avere i denti provvisori fissi, non sempre si possono mettere. Come sempre qui da noi non decide il paziente quello che si può fare, ma dopo la chirurgia, dopo l'intervento, che sappiamo esattamente quello che realmente si può fare. E noi andiamo a fare in bocca quello che va fatto, non quello che il paziente vorrebbe fare o desidera avere. Se gli impianti sono morbidi nell'osso, noi assolutamente non andiamo a montare dei denti fissi, andiamo altrimenti a perdere tutti gli impianti che abbiamo posizionato. Questo era un video d'obbligo sui tipi di provvisori che abbiamo. Dopo gli impianti zigomatici, ricordate, d'obbligo mettere dei provvisori rinforzati. Se è normale che si sviluppa dello spazio poi tra i provvisori fissi e le gengive, è la normale guarigione dei tessuti. Ed è fondamentale che il paziente che mette i provvisori mobili sappia che dopo un mese li deve far ribasare. Chi li mette fissi sappia che deve pulire tra le gengive lo spazio che si crea con l'idropulsore. Ok, l'idropulsore è una macchinetta che potete acquistare qua da noi o in farmacia. In Italia costa il doppio, conviene che la comprate qua, che serve a schizzare dell'acqua sotto alla protesi e andare a togliere i cibi che si vanno a incastrare là sotto. Però è sempre d'obbligo andare a usare anche degli scovolini, delle spazzole adatte che vendono in farmacia per andare a pulire questi ampi spazi. Quando poi si monteranno i denti definitivi andranno a colmare quello spazio che si crea simulando la gengiva artificiale. In quei casi in cui si crea, ci sono pazienti dove non bisogna simulare la gengiva artificiale perché in realtà si è perso pochissimo osso, le gengive si sono retratte talmente poco che possiamo anzi ricostruire tutto con dentatura artificiale bianca. Io vi faccio un saluto, questo era un video sui provvisori, date uno sguardo ai prossimi video.